Matite. Pennello numero 6. Ombretto. Blu o nero? Nero, è più indicato. Chiesto come ho fatto a vivere per tanto tempo con un vecchio signore che non amavo, vero? Effettivamente, sì. No, Renato, no. Non una volgare questione di interesse. Per me era anche una missione. Le persone anziane hanno tanto bisogno di affetto. E io non so, forse perché da piccola non ho conosciuto i nonni. Felice? No. Finché lui era vivo non mi lamentavo, sì, la gente non era tenera con me, anche la sua famiglia mi giudicava male, ma io mi sentivo utile. Anche se ero... Ma sì, diciamolo pure, ero una mantenuta, una specie di... Scusami, puttana monogama. No, no, ti prego. Ah, tutto quello che vuoi, capisci? Ma almeno ero qualcosa, ecco. No, no, tu non devi dire così. Lasciami parlare. Mi fa tanto bene. Vedi, la gente è sempre pronta a condannare una donna per quello che riceve, ma non mette mai sull'altro piatto della bilancia quello che dà. Cosa ho avuto io? Qualche pelliccia, qualche gioiellino, una casetta. Non abitavi in una villa? Una villetta. Oh, ma quanto le ho pagate queste poche cose. Ho dovuto rinunciare alla felicità, all'amore. Ho dovuto rinunciare a te. Certo, avrei potuto tradirlo, vederti di nascosto. Finalmente. Ma purtroppo sono un animale fedele. Ecco perché ti ho ricercato solo dopo la morte di lui. E io, appena ricevuta la lettera, ti ho subito raggiunto. Caro. Sei tanto caro. Ah, forse era meglio se era lui a dover piangere me. Ora chi sono io? Cosa rappresento nel mondo, nella società? Non sono moglie, non sono vedova, non sono amante, né concubina. Sono solo una donna, una povera donna indifesa. Perché dici questo? Tu dimentichi che io sono qui con te. Siamo ancora giovani e possiamo, dobbiamo essere felici. Ora tu sei libera, capisci? Libera. Libera. Tu dici libera, vero? Sì, certo. Lo credevo anch'io, per questo ti ho scritto. Ma ahimè, non era ancora raffreddato il suo corpo. C'erano ancora lacrime nei miei occhi. L'ombra di una falce aleggiava ancora tra le mura dorate della prigione. Quando ecco farsi avanti un altro padrone, più vecchio, più malandato, più orribilmente ricco del primo. Eccolo farsi avanti per approfittare della mia solitudine, della mia debolezza, del mio bisogno di colmare un vuoto che sembrava incolmabile. Ho ancora nelle orecchie il suono di proposte ripugnanti, di richieste offensive che mi avrebbero fatto ricadere in una situazione mortificante dalla quale mi ero da poco liberata. E tu hai accettato? E che cosa può fare una povera donna sola, indifesa? Sì, d'accordo. Avrò qualche pelliccia, qualche altro gioiellino. Un'altra casettina? Sì, ma quanto mi costeranno queste poche cose? Forse tu stesso non capirai mai quanto mi costi rinunciare a te. Addio, Renato.
E grazie per essere stato così comprensivo. Ti prego, te l'ho detto che sono un animale fedele. Amore, ti prego, amore. Renato, cerca di capirmi. Sì, cerco, ma... È molto avanti con gli anni e di salute cagionevole. Chissà. Se dovesse succedere qualcosa di terribile, ti scrivo. Anzi, ti telegrafo. Ecco, meglio un telegramma. Urgente. Renato, vivo con lui, ma sono vicino a te. Ecco, io sono rimasta lì, seduta su quel sedile. Portami via con te. E non lasciarmi mai più.